Siamo in una pizzeria della Bassa Piacentina, esattamente le Bontà di Caorso. Siamo con la titolare Maria. Perché? Perché ci ha chiamato per dirci che così non è possibile andare avanti. Il governo ha imposto una serie di protocolli, ma per i pubblici esercizi è praticamente impossibile rispettarli, è questo? Sì, è giusto. Allora, ascolti, ci hanno messo degli obblighi, da dire tutto l'uso getta, tutto per quanto riguarda il condimento che i clienti usano a tavola, vai alla metro, vai all'ingrosso e non trovi assolutamente nulla. Quindi per noi torna un po' difficile, ecco. Oltre di dover comprare la roba il doppio e di spendere i soldi, non si trovano. E se per caso venisse un controllo? Se per caso venisse un controllo, non sappiamo, la risposta qual è? Niente, devo disinfettare quando metto i condimenti che ho, che sono fatti nelle bottiglie, tutte le volte che me lo usa un cliente io devo stare pronta e via da disinfettare e poter dare a un altro cliente. Diventa un po', diciamo, un po' difficile. E poi hai anche paura che le cose, qualcosa ti può sfuggire e ti dispiace. Lo Stato non mi deve fare pagare le tasse che io in 2 mesi mi ha costato a chiudere. Io in quei 2 mesi non voglio assolutamente, pago il consumo, sono d'accordo, ma non voglio assolutamente pagare le tasse che sono più di quello che consumo. Io aspetterò 2 o 3 mesi, dopodiché quando vedo se la mia pizzeria mantiene se stesso e la gente arriverà, io tengo aperto. Se no, altrimenti io chiudo, non voglio dare i miei risparmi per pagare le tasse allo Stato che in quel momento mi ha costretto lui a chiudere. Un appello di Maria, in questo caso in rappresentanza di tutti i locali, le pizzerie italiane. Prego. Allora, signor Conte, l'unica cosa che ti chiedo, io sono 30 anni che lavoro in Italia, ho già pagato tutto, io ho sempre pagato, ho sempre lavorato in regola, non capisco come uno Stato, ok, noi abbiamo il dovere ma non abbiamo nessun diritto. I 600 euro tuoi io non li voglio, io non voglio i soldi da te, io voglio solo che tu mi togli le tasse nel momento che io non produco.